di Kim Baruch Hashem, abbiamo una nuova settimana, abbiamo una nuova parasha, abbiamo passato le feste, abbiamo passato Pesach, Baruch Hashem, ognuno di noi ha ricevuto la luce di questa grande festa, e veramente che la storia di Pesach non è terminata. Siamo pieni nel Sfirata Omer, il conteggio che si fa, dalla festa di Pesach fino alla festa di Shavuot. C'è tanto, tanto di parlare con il collegamento tra queste due feste e l'importanza di questo conteggio. Però questo Besrat Hashem, con l'aiuto di Hashem, ci darà la forza. Parleremo in una delle lezioni più avanti. Oggi però voglio un po' capire perché la Torah ha sistemato le parasciate in un modo così, un po' abbiamo iniziato già a parlare in Shabbat, voglio approfondire ancora di più che subito dopo Pesach, leggiamo la parashat di Shemini, che abbiamo letto il Shabbat scorso, scusa che non c'era una lezione però, comunque le feste sono cadute o pieno in settimana. E la parasciate di Shemini, la Torah ti racconta subito dopo Pesach, quale sono l'animale che si può mangiare. Quale è l'animale che non si può mangiare? Quali sono le pesci che si può mangiare? Quale uccelli si possono mangiare? Eccetera, eccetera. In uno può chiedere, perché subito dopo Pesach questa è la cosa importante? Le insegniamo la casciù? E dopo, e questo, la lezione di oggi è B'inna da Hashem. Abbiamo la parasha di Tazria mezz'ora. Questo Shabbat sono collegati. E non per niente si collega questi due parashat perché beh parla sulla stessa cosa tutta questa parashat parla sul zarat la zarat che era una malattia spirituale viene paragonato alla lepra però non è perché non è perché la lepra è una malattia che è trasmessa se uno sta male alla lepra sta da, al lato dell'altro anche lui la riceve più o meno come il covid sì, è una malattia che trasmesse trasmessa uno all'altro invece la zarad dell'ebrea era diversamente era si manifestava a volte come la lepra sembrava le sintomi le stesse cose però non si passava da uno all'altro uno poteva avere un zarad e essere due tre quattro settimane con una malattia insieme con tutti e non succede niente da dove lo sappiamo? Fa parentesi, c'è un Allah. Che se uno ha la Tzarat queste macchie dentro il corpo, e lui viene al Kohen, perché il Kohen deve vedere capire se queste macchie sono impure, perché se lui è impuro e lui ha la Zarat deve andare fuori all'incampamento. Il Kohen lo chiede, amico mio, a me mi sembra che tu sei sposato ieri. Dice: Sì, è vero, io sono sposato. Se ritorno a casa, sei appena sposato, fai le sette giorni, lasciava Barot. Dopo sette giorni, dopo la simcha, vieni. parliamo su questi machi, sono puro, o non sono impuro, deve andare a quarantena, non deve andare a quarantena. Quindi il fatto che non subito viene mandato a quarantena, perché a Kadosh Baruch vedi quanto ha misericordia, anche se uno deve andare a quarantena per i suoi peccati, ovvio, abbiamo detto che questa zarata è una malattia spirituale, voglio dire che la ragione per questa malattia è un problema spirituale. È la problematica la Shonara parlare cose che uno non deve parlare, maldicenza, parolaccia, tutto quanto, tutte queste parole entrano in questa famiglia di la Shonara. Quindi, comunque questo uomo appena sposato è un peccatore, perché se lui ha questi macchi sul corpo, vuol dire che lui non fa la cosa giusta. E comunque dice Hashem: lascia, poveraccio appena sposato. Sette giorni dallo godere con la sua famiglia. Dopo sette giorni parleremo, vediamo, è puro o non è impuro? E questo di cui impariamo, le maestri imparano che questa malattia non si può trasferire, perché se è una malattia che si trasferiva, anche per, per, per avere un sacco di non possiamo fare pericolo a altre gente. E questo è la Zarat, e tutto questo Zarat, ci sono tre tipi di Zarat che non è maestro. All'inizio questo Zarat viene nella casa, c'è una macchina nella casa. Che devi fare? Devi chiamare il Coen. Però prima di chiamare il Coen, il Coen arriva dice, vedi, impuro, che fa? Deve togliere tutto che ce l'hai dentro casa. Fra so, parentesi, le maestre dicono che un bugiardo, una delle ragioni per avere la zarata è anche essere uno che, che dà bugia, sì? Ad esempio, uno dice, amico mio, ti mi puoi aiutare, per favore? Ho bisogno di un martello, c'hai un martello per me, prestarmi? No, io non ce l'ho martello, scusa, ti volevo aiutare per beh me, tu sai, due settimane fa... Ho dato il mio martello a qualcuno, non mi ha restituito, che face? Ma da zarat! Quando ci zarat, tu devi far uscire tutto che c'è dentro a casa. E adesso tutti vedono che tu non ce l'hai solo un martello, ce l'hai cinque martelli. Eh, non volevi dare il martello. Beh, mi ai maestri, che è una cosa interessante: la zarat viene manifestata in tre posti: prima alla casa, se non hai fatto teshuva sulle vestiti. E se non hai fatto teshuva dentro il corpo? Ma se questi tre cose che simbolano? Simbolano i vestiti, no? Il primo vestito del corpo. Il vestito del chi è dell'anima. E dopo i vestiti del corpo stesso. Le vestiti che mettiamo, sì, il textile. E dopo il vestito del tutto è la casa. Perché? Perché quando uno parla male sull'altro, qual è l'obiettivo? Uno dell'obiettivo... Vedi, quello uomo che tu pensi che è un uomo buono eh, non è un uomo così buono sotto le vestiti, sotto la maschera. Eh, non è così bella come tu pensi. Sì, quante volte succede che tu senti qualcuno dire ah, quanto bravo è questo uomo, questo ragazzo mi ha aiutato, quanto bravo è. C'è un Iezrara così forte che quando tu senti qualcuno dire su qualcuno che è bravo, qual è il primo? Casi è un istinto, possiamo dire. Ah, così tu pensi bene, ti racconta. Ci sono cose che tu non sai. Eh, non è così bravo come tu pensi questo uomo. E che qual è il tuo obiettivo? Togliere la sua maschera, no? Togliere le sue vestiti. Tu vuoi fare vedere che è dentro, adentro, eh. adentro... Dice Hashem, ah, tu vuoi togliere le vestiti? Non c'è problema misura per misura le vestite che tu hai volo, voluto tolto io te, piano piano iniziamo con la casa la gente vedono quanto sai di che sai tu che ce l'hai dentro casa eh, tutti i libri stai studiando tutto il giorno o quando fai uscire le cose della casa si scopre che tu tutto il giorno stai occupando di fare cose che non devi fare e così c'è di chi tutto il processo di zarazzi non è questa la lezione oggi, però si può approfondire tanto, 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 tanto. In ogni punto c'è un messaggio. Però prima di tutto, voglio andare all'inizio. Qual è il collegamento a Pesach? Il perché la Torah parla prima sull'impurità degli animali e solo dopo parla dell'impurità dell'uomo, perché nella nostra Parashat, tranne la zarata, abbiamo anche la storia dell'impurità della donna, sì, l'anidà, quando lei ha sangue. O la impurità del parto, quando la donna parte. Quindi vediamo che la tua parla della impurità dell'animale, lo che si mangia, e dopo parla dell'impurità dell'uomo. E sembra che deve essere al contrario, no? Prima insegna a me la dell'uomo, quando l'uomo è impuro, quando no, e solo dopo impara a me che posso mangiare, no? E non ha. Dice prima cosa tu devi sapere, quando si vuole saltare un animale, c'è bisogno di due simani. Ci bisogna due segni per sapere se lui è cacciato. Sì, la Torah dice che tu puoi mangiare l'animale, però deve devono essere shartati. Però ci sono due segni che devono essere controllati quando fu shartato, se fu shartato bene. Quali sono? Il sofaco e la trachea. Se sì, il sofaco con il cortello sì? non ha tolto in un modo giusto anche il sofaco, anche la trachea, se uno di loro è un po' completo. Questo animale non si può mangiare, non è casero. Quindi se tu vuoi sapere se un animale è casero, controlla questi due, Dicano i maestri, questo non è solo per l'animale, l'animale, questo anche per noi. Tu vuoi controllare un uomo, vedere se un uomo è un uomo casero, un uomo buono, controlla queste due cose, il sofaco e la trachea, che rappresentano queste due cose. Il soffoco la trachea, uno rappresenta le cose che entrano, lui che mangia, come mangia. E la seconda, le cose che escono, quando lui parla, che parla? Il bebet, la prima cosa, quando tu vedi un uomo al di là della sua apparenza, è quando lui inizia a parlare, no? Tu quando senti qualcuno molto veloce dici, ah! Inizia a capire chi è. Dice a Kadosh Baruch a Vienna abbiamo fatto pesa. Tutti le mitzot di Pesach sono collegati alla bocca, tutti, 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 tutti. Di un lato dobbiamo mangiare, mangiare vino, mangiare mazzot, non si può mangiare chamez, tutte le cose che entrano. Dall'altro lato abbiamo tutta la mitzva della Gaddah, raccontare la uscita di Egitto, raccontare come si deve fare, le miracoli, l'apertura del mare, cantare, essere felice. Dicono le maestri. Subito dopo questo Hashem ti dice: nella vita tua tutto l'anno tu devi fare Pesach. Di un lato le cose che entrano, la Parasha di Shminin, la Kashut, però non meno importante, anche le cose che escano, la zarat, Quando tu parli, che parli, come fa? Però la domanda perché prima l'animale, solo dopo l'uomo? Perché non al contrario? Perché non prima lo che tu parli e solo dopo lo che tu mangi? Qui c'è un grande segreto. Noi sappiamo, la prima risposta molto, molto semplice. Anche nella creazione, prima furono creati l'animale e solo dopo l'uomo. E perché è così? Perché Shem ha deciso di creare prima l'animale e solo al sesto giorno, all'ultimo, l'ultima cosa che fu creato era l'uomo. Tante risposte. La prima risposta è la più bella, forse. Hashem ha voluto che l'uomo sarà una creazione che già viene in un mondo, che già è pronto. Non sarà carino? Tu crea un uomo e solo dopo il sole, la luna, l'animale, le piante, il mondo vegetale. No, dice Hashem, fu creato questo uomo per lui il, il mondo fu creato per l'uomo. Almeno damo un inizio bene, no? L'inizio è sempre importante, che tutto già sarà pronto. E poi questo è l'ultima cosa che fu creato è l'uomo. O c'è chi dice al contrario? Tu sai perché fu creato all'ultimo? Perché se l'uomo fu creato all'inizio e l'uomo già. Così pensa che è importante. E l'uomo, già così, alla gava, alla superbia. Io sono un uomo, la creazione più importante della, de, de, del mondo. E se tu era creato primo, sicuro, ancora di più, dice: Vedi, forse io sono socio. Uno può pensare, io sono socio di Hashem. L'abbiamo creato insieme, solo dopo sono venuto tutti. Dicono le maestre: no, no. Anche la zanzara, così, i tusca da ma. create al fino, non avere orgoglio, non avere superbia. Chi sei tu? anche la piccola zanzare fu creato prima di te però il Zohar dice una cosa molto molto più profonda il Zohar dice se vediamo bene la creazione cosa c'è scritto dice la Torah vaio mer Elohim dice a Kadosh Baruch dice il Signore facciamo il uomo secondo la nostra immagine na dambe zalmen id mutem che vuol dire? Con chi Hashem sta parlando? Facciamo, facciamo venire il plurale. Quando chi sta parlando di creatore, facciamo chi fa? Facciamo l'uomo secondo la nostra immagine. Di che stiamo parlando? Rashim dice ha parlato con gli angeli. Uozoa dice, ma Piton non parla solo con gli angeli. Facciamo Hashem parla con tutta la creazione. Parla con l'animale, parla con il mondo vegetale, parla con gli angeli. Tutti noi, tutti noi facciamo l'uomo. Adesso voi mi potete chiedere come mai un animale può creare, che vuol dire facciamo. Solo Hashem può creare. Ma sì, sì. Quando Hashem ha creato l'uomo, sapete qual è l'uomo? Ha preso l'essenza di ogni creazione, ha meschiato tutto insieme e è uscito l'uomo. E per questo l'uomo viene all'ultimo. Che prima di creare l'uomo, prima di arrivare a questa meschiatura che si chiama l'uomo, ho bisogno tutti gli ingredienti. Quindi, è venuto il leone, ha dato la sua essenza. È Venuto il tigro, ha dato la sua essenza. È venuto la formiga, ha dato la sua essenza, è venuto la zanzara, ha dato la sua essenza. È venuto l'albero, ha dato la sua essenza, è venuto il piede, e così tutto insieme fa questa creazione che si chiama l'uomo, forse per questo, a volte tu vedi un uomo mi sembra un animale, dice come si comporta sembra un cane non è sbagliato non è sbagliato forse questa parte del cane che c'è dentro di lui è dominante e per questo sembra come un cane non è sbagliato sì o oh, come dicono le, le arabe Smar, questo è un asino non è sbagliato non è che è un asino però dentro di lui c'è un parte anche dell'asino Diciamo le maestri, questo è il lavoro, è il lavoro nostro del momento che siamo nati, e governare tutte queste capacità che abbiamo. Perché è ovvio che essere un leone può essere una cosa positiva, essere forte come il leone. Come che dicono, dice la Mishnah Beavot. Che dice la Mishnah Beavot? Diciamo, adesso anche questo viene letto nella Mishnah di Avot, del Heraz la Torah. Vogliamo ricevere la Torah, non c'è problema. Prima di ricevere la Torah, uno deve imparare come comportarci. E per questa è l'usanza nostra, già questo Shabbat, leggere ogni volta un capitolo di Maser Avot. Maser Avot non parla di Allahot, non c'è scritto Allahot. No, non c'è scritto. Si comportare, come un Ebreo deve comportarci. Se tu non ti sai comportare, non viene mai il rescit con gli Adam. La Torah fu data a umano. Tu di un promesso umano. Se non sei umano, che hai a fare con la Torah? E che ti dice la Mishnah Be'avot, io ben vent'anni, Omer, me, a verasca, namer, de ve calca neser, verasca, zivi, ve gibor morgari. Che dice qui? Io da figlio di tema, diceva, si ardito come un leopardo, e agile come un'aquila, e svelto come un cervo. È forte come un leone, però c'è una condizione tutto questo per attuare la volontà di Hashem. Adesso uno può dire: Che ci guarda a me l'aquila, leone? Che mi stai dicendo di essere forte come un leone? Non siamo bambini. Dice: No, no, no. Tu devi essere forte come un leone perché dentro di te c'è un leone, e tu devi essere agile come l'aquila perché dentro di te c'è un'aquila, e tu devi essere come un leopardo perché dentro di te c'è anche un leopardo. Però c'è bisogno della cintura. Se uno non ha la cintura, se tutti questi animali del zoo scappano, non si può vivere. Qual è la cintura? Dice Avraham Avinu, quando Avraham Avinu va con sua moglie a Egitto, dice, questa non è la mia moglie, è la mia sorella. Perché ha paura? Sa molto bene. Si va a dire che è la sua moglie. Lo vanno a uccidere per prendere la sua moglie. Questa è la mia sorella. E dopo lo chiede a Vimele lo chiede perché mi hai detto una bugia così? Perché mi hai detto che la tua, tua, tua moglie? Io quasi ho fatto un peccato con lei. Perché non mi ha detto, detto che? la tua moglie? Mi hai detto che la tua sorella? Perché? Abramo, vino e mi raccamai in bamma come se, non c'è temore del cielo. Se si non c'è temore del cielo, a raguni, Balagan, ognuno fa lo che vuole ogni facco come un animale ma quando un animale non chiede permesso prima di fare un leone a fare mangia Qual è la iraccia mai sa di chi comunque è vero abbiamo il leone abbiamo leoparde abbiamo l'aquila però abbiamo anche l'essenza dell'angelo anche gli angeli hanno dato a loro a noi le loro parte una maestria al tuo lavoro è che essenza dell'angelo che sta dentro di ogni noi Deve governare tutti questi animali che sono dentro di noi, tutti questi desideri animalistici. e a volte sì, a volte noi facciamo cose e dopo chi ci sentiamo, ci sentiamo male, perché ci sentiamo male? Perché sì, abbiamo fatto una cosa che è animalistica, non è una cosa umana, è vero perché quando il Selemello Kim va, quando, quando questa, questa parte angelica che ci sta dentro di noi viene negata, quando c'è questa, è l'anima di chi? Il Zohar dobbiamo essere attento. Dice che ogni cosa che esiste ha dato la sua parte. Vuol dire che anche a Kadosh Baruch ha dato la sua parte. Deve essere molto attento a come dire questo per non cadere nella eresia. Però il Zohar dice che le che è non in ognuno di noi c'è una parte che fa parte della divinità. O da parla, sono una cosa profonda, si può parlare solo dieci euro per spiegare che voglio dire esattamente. Non sto dicendo che l'uomo è un dio. Però sì, c'è un parte anche non solo dell'angelo, ancora, ancora più alte. C'è l'anima dentro di te e questo è di chi lo che un uomo deve sapere. è Il nostro lavoro ogni giorno è con noi stessi: combattere con tutti questi elementi che ci stanno dentro di noi, tutti questi animali che ci sono dentro di noi. Questo è il nostro lavoro principale. Che l'angelo governa, la benedizione di chi. Dice la Mishnah Beavot, che stiamo leggendo ogni Shabbat, col e shlaimhelek, la olama ba, che vuol dire col Israele, shlaimhelek, ba, tutto Israele ha un parto nel mondo futuro. Che vuol dire tutto Israele ha un parto nel mondo futuro? Volete sapere, Zadikim, che in questo mondo tutto sono meschiatori. Non siamo solo meschiatori, miscolanze di animale. Siamo anche mescolanze del buono e del male. Maestro, il maestro Adam quando fu creato all'inizio Adam era puro, era solo buono, Ma dentro di lui non c'era cattiveria. C'era cattiveria che era una cosa esterna, c'era il serpente che rappresenta il cattiverio, però non faceva parte di lui, non è che dentro di lui aveva pensieri cattivi, no, il cattiveria era una cosa esterna, non faceva parte. Però che succede dopo che ha mangiato dell'albero della conoscenza? noi, maestri, qual è questo albero? Questo albero è la capacità di sapere la differenza tra il buono e il male. Perché solo dopo che ha mangiato dell'albero, ha ricevuto questa capacità, per sapere che voglio dire male, per fare distinguere tra il male e il bene, tu devi conoscere il male. E per conoscere il male, deve avere questo dentro di te. E per questo, solo dopo che mangia l'albero della conoscenza, il cattiverio diviene, parte da te adesso! Ha la capacità di riconoscere la differenza tra il bene e il male. Sai di chi, a volte ci sono gente che tu vedi che uno, uno lo sta trattando male e tu, tu, tu vedi che è un ladro, tu vedi che lo sta per come dicono, per fregarlo, sta per farlo una cosa così e tu dici come mai quello non lo vedo? Come mai quello è così innocente? Non lo vedo. Ma è sì. Perché è un uomo che sa un uomo che sa vero? Non pensa su cattivo, anche può venire un ladro a rubare, lui non ha capito che è lui è un ladro fino a che la storia è terminata. Perché se sì, dentro di te non c'è questi spunti, non hai anche la capacità di riconoscere questi spunti a, a dentro all'altro. E per questo noi siamo una maschiatura di tutto questo, del buono, del male, di tutto quanto dentro di noi, perché sì, vogliamo avere la capacità di riconoscere, e ciò dà la conoscenza, la conoscenza ha un prezzo. Deve con conoscere tutti gli elementi prima che poi distinguere tra gli elementi, e questo è il nostro lavoro. O dall'altro lato, dice: Da Merculanza di chi? Tutto il popolo sono di chi? il Zor dice che prima che un uomo nasce, la donna, quando sta incinta, il bambino sta per uscire. E il Zor dice, dice: Viene a cadosh Bahu e controlla. Ci sono tre motivi perché il figlio può nascere, se non c'è uno di questi tre, no. Non parte questa donna, anche se parte, ha non viva. Tre, 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 tre. O deve essere uno che un giorno va a salvare un ebreo. Deve essere uno che un giorno va a salvare qualcuno. No, forse non sarà un uomo buono. Però salverà qualcuno una volta va bene, buona scena. Due non salverà nessuno, però farà mizzò sarà un uomo buono. Farà mitzvah, mangerà cascera, farà Shabbat, metterà te filì. Va bene, anche questo. Terzo dice sentite questo. Sapete che lui è cattivo al 100%. Però avrà un figlio che sarà un figlio bene. Va bene. Anche questo è valido. Anche se lui non è bene, però avrà un figlio che sarà bene. Anche questo è valido, è un argomento valido per essere nato in questo mondo. Ibeme Zadikim non c'è. Perché dice tutto, tutto Israele sono Zadikim? Tutto, tutto Israele ha un parte del mondo futuro. e Come mai? Io mai perché non c'è cattiveria assoluto. Anche l'uomo più cattivo c'è buono dentro, dice il suo un'altra cosa, anche il gangster, quelli criminali grandi hanno bontà dentro di loro, hanno bontà dentro di loro, e ci si racconta una storia, un giorno c'era in una città famosa, un grande rabbino, e anche in questa città c'era anche un uomo, se sei lui, uccideva, idolatria, adulterio, non c'è un peccato che non ha fatto questo, e un giorno il rabbino vede quello. E per scherzare lo dice: Vedi, qui c'è un albero che è rotto, è morto. Come che questo albero mai farà fiori? Anche te, <ride> basta, non farai mai fiori nella tua vita. Come si dice per te: non c'è speranza. Questo è cattivo che lo frega, che dice il rabbino. Va E lui fa il suo: io faccio il mio. Io non, non ho bisogno di fiori e di speranza. E il giorno dopo il rabbino passa nella stessa strada. E vede che questo albero che era morto, miracolosamente è uscito una fiore. E ho detto: ah, mi sta mandando un messaggio. Forse il messaggio che ho detto a questo cattivo l'ho sbagliato. È andato a cercare questo cattivo. storia vera, vera di chi? È andato a cercare questo cattivo. Dimmi un che cosa buono hai fatto ieri sera? E detto: io, ieri sera niente. <ride> io fino a ieri sera ho ammassato 99 gente. Ieri. Oh, ho ammazzato il centesimo, il centesimo vittimo. Io ho ammazzato il centesimo. Dice: no, no, qualcosa buono hai fatto. Ho visto una fiori su questo albero. E ti racconta. Sa sì, di che è una storia un po' brutta, però e questa è la storia. Lui è andato al cimitero, Non mi chiedi che lui fa al cemiterio di notte, però è un uomo cattivo. E ho visto un uomo che c'era là una tomba di una signora che è appena è morta. E lui ha fatto uscire di questa tomba questa signora perché lui sempre nella sua vita aveva un desiderio attraverso di lei. Ha detto sì, non ho potuto quando è vita, almeno lo faccio quando è morto e non devo spiegare troppo quello eh, che ha fatto là. E io ho visto questa cosa da bambino. Ha detto come un uomo può scendere così basso, fare una cosa di questo genere. E un uomo che fa così non ha diritto a vivere e lo ammazzato Oh, fino ad oggi ho ammazzato 99 questo era il mio centesimo vittimo. ha detto il rabbino wai wai ho, ho capito una cosa che anche te hai le tue limite quanto che sei cattivo quanto che ammazzi gente quanto perché lui davvero era cattivo vero ma è un limite anche tu ci sono cose che capisci che non va bene se è così faccio teshuva lo che ho detto ieri non è vero c'è speranza anche per te c'è speranza e si racconta, storia vera, che questo cattivo solo di queste parole che il rabbino lo ha detto, che per te c'è speranza, lo ha toccato, e piano piano, fino a che è diventato un tzaddik, teshuva, però, ha cambiato la sua vita a 180 gradi. E questo è quello che dice la Maestra di Vamerco, l'am tzaddikin. Siamo una meschiatura dentro tutto, però, e nel fino, non importa quanto sei lontano, Qualcosa bene c'è dentro, perché è una sorte. Dentro di te c'è un parte dell'angelo, parte di, di, del cielo, parte di tutto. Sì, c'è anche l'animale, c'è anche il maiale, c'è tutto. Però, e questa è una cosa importante che uno deve sapere, in mezzo di Kim, questa malattia che abbiamo detto, la zarat, che viene su maldicenza, su parolaccia, parlare cosa su gente, e la Torah dice che ci sono tre tipi di zarat, al di là del vestito del corpo, ci sono tre tipi di macchine. Uno viene chiamato Seet, l'altro viene chiamato Sapachat, l'altro viene chiamato Baeret. Senza entrare adesso in questi tre macchi, con la differenza bianco, bianco con nero, bianco con... Senza entrare adesso nella lacoste, perché non sono facile. Questi nomi sono nomi interessanti. Seet, seet in ebraico, viene dal parole la set, alzare. Sapachat invece voglio dire unirsi essere con qualcuno, aggiungerci. Invece baharet vede la parola brillante. Come un diamante che è brillante, non brillante. baheret, bahir. Io ci guardo questi tre concetti con la tarat. Io nelle maestri ci sono tre ragioni principali perché un uomo decide parlare male sull'altro. Perché c'è di chi decidere di non parlare male sull'altro non basta. Perché se tu non capisci qual è la fonte, qual è la ragione perché la fai, qual è la cosa che ti stimola a parlare male sull'altro, non avrai la capacità a cambiare. Io ci sono tre tipi di gente che parlano male. Il primo è il set. Che vuol dire il set? Set vuol dire alzare. A volte l'uomo vede altri e è geloso. Dice, vedi, quello sono me da me. Io non ce l'ho. Io non ho problema che io non ce l'ho. Però il fatto che io non ce l'ho, lui c'è, che vuol dire che lui è meglio da me? Perché lui è riuscito? Perché lui è un professore? Un cirugo? Non lo so. Perché lui è ricorico? -rico. E perché io non ce l'ho? Forse non sono bene come loro, però non sono pronto ad ammettere che ci sono gente che sono meglio da me. A me mi disturba. A me mi disturba che ci sono gente che sono meglio da me. Quindi che faccio? Subito parolaccia, sentire meglio come meglio. Faccio scendere. Ah, tu pensi che quello è buono, ah, non è così buono. Tu pensi che quello è ricco, ah, ti racconta quello che lui fa, o come lui ha ottenuto su soldi, io ti racconta, tu non sai ancora che cosa lui fa. O c'è uno che è saggio, ah, lui è saggio, però hai visto come si comporta con la moglie, ah, non ti ho raccontato la settimana scorsa, è vicino mio, io tutte le notti senti che succede a casa loro. Perché fai questo? Perché ti vuoi, tu voglio sentire più importante. E come ti senti come fai sentire tu stesso meglio dell'altro quando tu vedi che forse gli altri hanno successo in cose le fai scendere è logico che uno sente questo sentimento però la reazione non è logico se racconto sono uno, uno della d'amore mi sabba non mi ricordo il quarto rebbe di sabba non mi ricordo non mi ricordo il nome lui aveva due figli un figlio che era piccolo, però questo figlio piccolo era alto, bello. E non solo alto in altezza, era anche molto hachan. Invece l'uomo, il figlio grande, il maggiore, era più basso. E un giorno lui vede i suoi due figli giocare nel giardino e vede che il figlio grande, che sempre era geloso su suo fratello piccolo, perché lui è più grande da me, più alto così, ha fatto un buco, un buco dentro la terra. Ha messo il suo fratello dentro il buco. Ha detto, ah, adesso io sono più grande da te. Tu pensi che sei alto. Vedi? Io sono più alto. Ti ho messo dentro il buco. E si racconta che il suo padre, il re, è uscito fuori, ha visto. Questa, ha detto al suo fratello maggiore, figlio mio, tu vuoi essere più grande del tuo fratello? Non metterlo dentro il buco. Anzi, vai tu sulle montagne. Se tu vuoi essere più grande dell'altro, non mettere l'altro nel buco, vai! C'è un montagna là, mille metri, due mille metri, tre mille metri, vai là! E questo sa Questo meccanismo che uno ha, che vede l'altro che, che sta meglio di lui, e parla su di lui male, perché lo voglio fare scendere. È un meccanismo che è naturale, perché abbiamo detto dentro di noi ci sarà. È vero? Uno che ha un vero capisce che ognuno ha il suo obiettivo e forse lui è più saggio perché lui il suo ruolo è diverso da te e forse tu sei più forte o tu sei così ognuno ha il suo ruolo però diciamo che non sei arrivato diciamo che non sei arrivato a questa comprensione invece di occuparsi di fare scendere l'altro occupati di alzare tu stesso invece di schiavare un buco e spendere così tanto energia in questo buco per farlo scendere prendi un po' di questa energia e vai 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 sul monte, vai a studiare, vai a lavorare, ma se fai? Fai qualcosa con questo tempo. Sa di chi? maestro, si hagge la khormastica. Io la khormastica. Uno che vuole essere saggio, deve essere zitto. Perché quello che vuole essere saggio deve essere zitto? Molto semplice. Perché, perché uno parla? Perché voglio far vedere quando lui sa. Sa Tu puoi parlare anche dieci ore di parlare, tu non impara niente. Chi impara? Quello che è zitto e sente l'altro. Il maestro, invece di schiavare un buco e parlare, il parlare e parlare, che nel film questo non ti aiuta, perché tu parli già lo che sai, sei silenzioso. Forza, se si sarai silenzioso, imparai una cosa nuova. E poi questo questo il haha, e es se deve essere silenzioso. Dici lo mo amè, col amal, amal ha Adam le dice una cosa incredibile. Tu sai qual è quell'obiettivo della tua vita perché sei nato? Lavora sulla tua bocca. Tutta la tua vita dipende dalla tua bocca. Lo che entra, lo che esce. Questa è la tua vita, dice Shlomo Hamed. Per questo sei nato. Controllare la tua bocca. Se l'uomo solo sapeva la forza delle sue parole, se uno solo aveva un'immaginazione immaginazione, la forza della parola, forse approfondiamo dopo la parola e la Yesod, quando tutto è collegato, vediamo, usateci quanto il tempo ci dà. Questo Zadikim El Seth, la Shonara. Quello che vede che l'altro ha più successo e si sente male. c'è un secondo: la Sapahat. C'è la Sapahat. Abbiamo detto tre: set, la Sapahati b'airet. Quella è la Sapahat. La Sapahat non è uno che lo disturba così tanto che l'altro sta bene. Però, che succede? Lui va insieme con amici, fanno una cena e. E non ha tanto cose interessante di parlare. Quello parla di qui, quello parla di qui, quello parla di qui e lui vuole essere parte degli amici. Sì? Dice: Vedi, forse non ho tante cose interessanti di parlare, però una cosa posso parlare. Io so tante cose cattive su tante gente e inizio a parlare, non perché mi disturba che quello è meglio, che quello sta bene, no, solo perché voglio fare parte della social, voglio avere una cosa di parlare. Voglio fare vedere alla gente che anche io so parlare. Anche io posso essere parte di questa, questa umanità, di questo, fa parentesi, questa è la cosa più cattiva del social. Sapete che lachicamente, solo per capire Lachicamente, aprire un giornale e leggere cose male sull'altra gente non è permesso. Non è permesso. Fa parte della zona, non è permesso. Chi ti dà permesso iniziare adesso? Leggere quello si è divorziato ha fatto, non lo so, hanno discusso sul soldi, sul divorzio, sul fili. Su... Che ti dà diritto a leggere? Lascia fare parlare. chi ti dà diritto a leggere la tua problema che lui ha fatto? Ho capito, tu vuoi apparire al giornale, vedere la situazione economica perché tu lavori, non lo so, la temperatura per domani, per sapere che vestire, non c'è problema. perché c'è te leggere la cattiveria che fanno altri? Va bene, la giornale qui in Italia non sono i ebrei, quindi non possiamo dire niente su di loro. Però l'ha è provvito. Tu come ebrei non puoi scrivere una cosa in, in un giornale. E ancora di più non puoi, eh, tu capito? Tu paghi i soldi per comprare un giornale che è pieno di lascionerà. Chi ti dà diritto? Dico, sì, io devo leggere il giornale. Tu sai perché devo leggere il giornale? Ok, tra un'oretta, quando siamo tutti gli amici insieme, devo avere qualcosa di parlare con loro. Che vado a parlare? Parlare, ha visto questo che succede con quello che succede là, ma si, questo sappat. Non è il primo. Il primo è geloso, il secondo è più stupido. Il primo possiamo ancora capire: la gelosia è un istinto, abbiamo detto, di essere. Il secondo è proprio stupido. Invece di andare a studiare qualcosa che, che, che sarà prolifico nella sua vita, voglio sentire parte del, del, del mondo, del social, della gente, degli amici, della famiglia, quindi parla. si questo, questo sappat. Voglio fare parte. E la terza, che forse è la più pregio di tutto, o la più pericolosa, è la Baheret. Chiudere la Baheret? La Baheret è il brillante. brillante? Ci sono questi gente che per me pensano che loro sono illuminati. Loro sanno la verità. Loro hanno studiato tanto. Loro sanno saggio. E loro sono così brillanti, sì, come il diamante, che hanno un obbligo di giudicare e parlare su tutti la gente che non vanno nella strada giusta. Questo è più peggio di tutto. Non è che lui è geloso? Anzi, io non sono geloso, io sono mille volte meglio di lui. È perché sono meglio di lui che parlo su di lui. Sì, visto come la gente fa, no, non sono così, così, così basso, così nero, così negativo. Dire, maestri, si può approfondire su di quello, però voglio, può andare avanti perché vedete che il tempo già sta passando, per però sì, quello è il più peggio di tutto. Perché quello, per fare Teshuvar sulla Shonara, deve prima capire che non è così brillante. Sa di chi? Sapete chi è saggio? Quello che sa che non sa, lui è saggio. Vediamo nel Talmud rabbini giganti, rabbini grandissimo che hanno detto più che studio la Torah più che capisco che non capisco se tu pensi che hai capito qualcosa voglio dire che non hai capito niente quando tu inizi a capire che sei ancora lontano della conoscenza vera e hai così tanto a imparare tra parentesi un'altra volta sei zitto perché quello che parla non insegna zitto perché ascolti forse insegnerà e studierà ancora una cosa Là, là voglio dire ai maestri, sai saggio. Stessa cosa, signore maestri sulle segrete della Torah. Uno che dice che la sa, non la sa. E quello che la sa, non, ti, non, non, non ti racconterà. Questo è La umiltà, questo è l'umiltà. Il popolo ebraico viene chiamato Amasefer. Anche gli altri popoli, anche le, le arabe, gli arabi, i musulmani. Nel loro Coran, non è che voglio insegnare adesso il Coran. Scrivono sugli ebrei: il popolo del libro, ama così eh, c'è scritto nella loro, loro, loro Bibbia sugli ebrei, ama Noi siamo un popolo ama so, Chi impara? Chi studia? Uno che capisce che ancora è lontana dalla conoscenza vera e questo è il nostro obbligo. E Questo, Zadikim sono le tre punti principali che uno deve lavorare. Questi tre meccanismi sono meccanismi che uno deve combattere un gio ogni, ogni giorno. Uno, questo meccanismo di gelosia, quella prima che abbiamo detto, è il set, si voglia sentire più importante, voglio abbassare l'altro, l'altro, voglio fare parte, parte di chi è e il terzo, quello che bemet, pensa che lui è. E queste sono tre cose che uno deve combattere, però. Voglio andare ancora avanti. Dicono le maestri, se vediamo in questa parasha, abbiamo tre soggetti che non sembrano collegati. Il primo soggetto parla sulla impurità della donna che partorisce, che quando una donna partorisce, lei perde tante sangue, c'è un bambino che esce e lei è impuro, si sì, è maschio sette giorni, si sì, femmina due settimane. Abbiamo già parlato una volta, non voglio adesso ripassare tutto, perché per il maschio sette giorni, perché per la donna due settimane, tutto c'è un motivo. Anzi, anche qui, anche qui il fatto che la donna fa, che si fa due settimane non è un segno che l'uomo è più importante della donna, anzi, vuol dire che la donna è più, è più grande. Tra parentesi, noi la mattina facciamo bricotta shakha, no? E quella barca che fa che fa l'uomo, ce ha Nisha. Benedetto Hashem che non mi hai creato donna. Perché? Perché alla mattina un uomo dice, benedetto Hashem, che non mi ha creato donne. Perché la donna non ha tanti mitzvot, non hai l'obbligo di studiare Torah, non hai l'obbligo di mettere Tefilin, non hai l'obbligo di mettere il Talet. Quindi, grazie a Shem che mi hai fatto uomo, e mi hai fatto questa, questa opportunità che io ho l'obbligo di studiare. La parentesi, c'è obbligo di studiare, cioè, obbligo studiare sempre, sì per non studiare tu devi avere un ragione valido lavorare perché ci bisogna lavorare per vivere e dormire perché si deve dormire e mangiare però quando hai tempo libero allora riccamente un uno dovrebbe sedere e studiare invece la donna cosa fa che fa bauha scen ciao sani che sono che mi ha fatto la sua volontà che vuol dire ciao sani che sono che ha fatto il nome perché la donna fa così non è mai che sentite questo la donna ogni momento sta facendo la volontà del creatore. E l'uomo, eh, quando sta facendo niente, non è studiando, sta facendo un peccato, ha l'obbligo di studiare. Quando la mattina non va alla, alla, alla preghiera con fili, sta facendo un peccato. Quando non mette il zizzit, sta facendo un peccato. Invece la donna, no. Lei quando è seduta a casa, sta cucinando, sta facendo un mitzvah di Hashem. sta seduto in una sedia. Sta facendo la volontà di Hashem, perché non ha un obbligo, basta che non fa peccati. E l'uomo non basta che non fa peccati. Perché la Torah viene divisa, no? Abbiamo 365 divieti, che sono uguali anche per uomini e anche per donne, e ci sono 248 cose che uno deve fare, che la maggioranza delle cose che deve fare sono solo per le uomini e non per le donne. Quindi per la donna basta, lei, lei fa la volontà di Hashem così, basta che lei non fa cattivo, e cioè già sta facendo la volontà di Hashem. E l'uomo <ride> deve lavorare, non basta che non fai niente cattivo, anche se non fai niente cattivo, non sei arrivato. Ti mancano ancora tante cose da fare. Con questo si vede l'importanza. Comunque, la Parasha, non voglio parlare su di questo, non è quello soggetto oggi. La Parasha inizia sulla impurità de, del parto. E dopo la Parasha mette un versetto che anche non si capisce il collegamento. E quando nasce un filo maschio, l'ottavo giorno deve fare la Milà, deve fare il Brit Milà, la circunzione. Anche qui uno può capire, abbiamo parlato dell'animale, tacere, lo che entra nella bocca, lo che esce nella bocca. Ho capito? Che ci guarda adesso la circunzione de, de, del figlio maschio con questa storia. E subito dopo dedicare otto versetti a questi due concetti, uno, la impurità della donna quando partorisce, e la circunzione dell'uomo, che fra parentesi già fu detto nel libro di Bereshit, già abbiamo ricevuto la, la circunzione, perché mi deve ripetere qui. Già, Abraham Avino, tu hai detto eh, le, le, tutti gli accendenti di Abraham Avino faranno la Milà. Sa 13 volte nella Torah si parla di questa cosa che, che mi inserisci questo adesso. E dopo si parla della lashonah, tutto quello che abbiamo parlato fino adesso, la zarat, la lepra, la saed, la paere, la sabahat, la beare. La domanda, quale collegamento? In mezza di Kinci, qui un collegamento molto molto profondo. Tutto questa Parashah nostra è collegato al primo peccato di Adam aveshon chi qual è il primo peccato della umanità? Il primo è il primo peccato. La parasha scorza. Che abbiamo imparato nella parasha scorza? Il cibo che è casher che non è casher. Qual è il primo peccato? L'uomo mangiato una mela che non... Scusa, non è una mela. Non è una mela. C'è una discussione. E' troppo, che dice che è troppo, c'è figo. Grano, uvo, uva, sì, ha mangiato un cibo che non poteva mangiare. Quindi il primo peccato è la Parasha scorza, la Parasha Shmini. Ha mangiato una cosa che non aveva bisogno di mangiare, le cose che entrano. Abbiamo tutte le cose che escono, c'è le cose che entrano. Però questo solo se uno non approfondisce. Se uno approfondisce, sa che c'è ancora un peccato precedente. Qual è il peccato precedente? La shonara. Sa di kim, la shonara? Maldicenza, parolaccia, sono, è problematico. Perché ci sono tre gente che soffrono. Quello che parla, se non, non ha potuto parlare. Quello che sente. Sì, anche lui soffre. Perché? Perché tu senti? Perché deve sentire? Tu sai che allargamente c'è un divieto? C'è un divieto. Se uno dice, tu sai, quello ha fatto così, così. C'è un divieto ad accettarlo nella testa dire subito, no, sono bugie, non ti credo. Lui è un uomo buono, non ha fatto niente di tutto quello che hai detto. Se tu per un attimo credi lo che lui dice su quello, stai facendo un peccato. Vuol dire che tu hai accettato questa maldicenza, questa parolaccia, queste cose cattive su questo uomo. Tu l'hai accettato come verità. Il terzo che viene punito è quello che si parla su di lui. E questa è un'altra lezione. Perché? Perché okay, in diretto lui l'ha provocato. Se era un tzaddik, poteva... Fare le cose in un modo che la gente non parla su di lui, però questa è un'altra lezione. Chi ha parlato maldicenza? Chi ha parlato la scienza per la prima volta? Questo è il primo peccato della di chi ma ancora prima di mangiare dell'albero della conoscenza, il serpente. Il serpente viene a Hava e lo dice: ah, Tu sai perché il creatore non vuole che tu mangi dell'albero della conoscenza? Io ti dico perché. Perché. C'è una regola. Qual è la regola? Dice Chabba, eh, è curiosa una regola. Che quando uno fa un mestiere, è geloso di tutti gli altri che fanno lo stesso mestiere. Che vuol dire? Dice, sapendo sì, se c'è un sarto e al lato di lui c'è un altro sarto, questo sarto non è felice, non, ho, non ama, anzi odia l'altro sarto, perché sta facendo lo stesso lavoro, non è concorrenza, non lo va bene. Dice al serpente così il creatore ha detto a te non mangiare dell'albero perché lui non vuole concorrenza. Che vuol dire concorrenza? Dice: Sì, tu sai perché il creatore è diventato così forte? Perché ha mangiato dell'albero della conoscenza. Questo è l'albero che l'ha portato alla conoscenza, la saggezza, la divinità. Sì? sì, divinità e saggezza. Fra parentesi, dove impariamo questo? Anche il filosofo. Secondo la filosofia Aristotele, Socrates, eccetera, filosofi e eh, profeti esistono davvero, però la loro interpretazione di profeti, sentite questo, non è uno che riceve divinità del cielo, è uno che è così saggio che lui sa che uno più uno, lui già sa arrivare non al due, lui già sa da, della sua testa, perché lui sa come le cose lavorano in questo mondo, lui già sa numero tre, numero quattro, cioè lui vede il futuro. Non perché debilità lo ha dato il futuro, perché sa così tanto, quindi lui già ti può dire: sì, è come quando si, 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 si gioca a scacchi, chi vince in scacchi? Quello che sa pensare le più avanti, uno che sa pensare due, tre avanti, per uno che sa pensare 30, 40, 50 passi avanti, lui è un, un campione di scacchi. Quindi, le filosofiche dicono: questo è un profeta. Un profeta è uno che è campione di saggezza. Quindi questo è quello che sta dicendo il serpente. Tu sai perché il creatore è un così alto? Non è divinità. Il è il sardo della conoscenza. Se tu mangerai dell'albero della conoscenza, anche tu sarai come lui. Va item che lo kim sapete come Hashem, sapendoci la differenza tra il buono, tra il male, tra tutto. E che ha fatto Fabac? Fabac ha accettato e la ciò vediamo che nel fine ha mangiato. Quindi il primo peccato non è mangiare dell'albero, non è quello che ha portato alla distruzione. La distruzione ha parlato della lingua. E per questo che la maestri, la vita e la morte è nel mano della lingua. E qual è la conseguenza di questi peccati? Molto semplice. Tutte le parashot nostri sono conseguenze di questi peccati. Perché l'uomo fa la circunzione? Perché l'uomo ha, ha questo obbligo di fare la circunzione? Ma è molto semplice. E la reazione del peccato era il prepuzio. Una delle e una delle cose era il prepuzio, il è il corpo della Damancione, tutto luce che ha fatto a Cadoshbojo, se dice il come un pallone, lo ha vestito come un pallone, ha messo un nodo, dove ha messo il node di questo pallone? Dove sta il prepuzio? Là ha chiuso, sì, ma ha vestito con tutto il pelle, là l'ha messo un nodo, questo è diventato dopo, perché prima non aveva vestiti di or, che vuol dire pelle, però aveva vestito di or, che vuol dire luce. La differenza tra di loro, anche là c'è un grande secreto, solo una lettera, eh, 69, c'è anche là un, un, una storia interessante. Però un'altra lezione è anche questo. La seconda cosa, anche la impurità della donna. Perché la donna partorisce, poveracci, ha il ciclo e deve aspettare? Questo fare, fa parte della punizione che fu punito per il fatto che ha mangiato della buona conoscenza. Quando arriverà il Mashiach non sarà così. Uomo andrà con suo moglie a notte nel letto, e alla mattina dentro il letto c'è un bambino adulto. Così, quando c'è è il mondo, questa era la programmazione. Non deve soffrire, nove mesi, cinque, e fino a che esce, fino a che parte, fino a che qui. No, non era così. Andava a dormire con suo marito di notte, alla mattina, pap, c'era un bambino adulto pronto. Dire maestri, questo tutto collegato. E la shonara, e la shonara, sai perché ti deve raccontare la impurità? Perché la shonara, dicono maestri, la shonara, è la chiave di costruire questo mondo. E anche c'è un altro collegamento. La parola è Milà, Milà in ebraico, Milà, vuol per dire parole, perché Milà, la traduzione letterale di Milà è parole. Anche la traduzione del prepuzio, dice maestri. Molto profondo anche questo, che il parole, il peccato del parole, porta anche al peccato del giovanile. Anche il peccato tra l'uomo tra la donna, tutto questo è l'inizio, l'inizio di tutto è la parola. Okay, Perché anche la parola pe", pe, una parola eh, 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 molto molto importante, anche la parola pe che fa 85, anche questo che fa la Gimmatria, la parola che vuole, che vuole dire, è Milà, che vuol dire Elie Son. Il Behemet è la sola chiave di tutti i nostri problemi la lasciona, perché se vediamo tutti la lasciona, che abbiamo dopo il della coscienza Abbiamo la storia di Giuseppe, la vendita di Giuseppe, fino ad oggi soffriamo con la vendita di Giuseppe, Quella è la storia di vendita di Giuseppe? Stessa cosa, Giuseppe parla male alla suo fratello e a suo padre, suo padre inizia a trattare Giuseppe meglio, e fino ad oggi, perché fu distrutto il Betamigdash per odio gratuito? Che porta l'odio gratuito? Dice il Maestro la parola. E questo è ciò che dice Shlomo Amener, cola le più. Questo è il nostro lavoro: dobbiamo santificare la bocca. Dice il Maestro: ci sono tre pacti che devono essere santificati. Così dice il Maestro: tre pacti. Le occhi, la bocca. Ieri e Sod, lo che abbiamo sotto tre cose, questi tre, per essere un angelo, per essere vicino a Kadosh Baruch, Hu, per governare tu stesso, questi tre cose debbano essere controllati. E la cosa più importante di questi tre. Uno può pensare: le occhi, uno può pensare, no, la cosa più importante rimane la bocca. Tutti gli altri peccati vengono dalla bocca, tutto inizia, tutto termina nella bocca. Se uno sapessi, dove sappiamo? Perché. Quando Hashem ha creato l'uomo ha detto e voi sarete ruach me vuol dire ruach me malelah, dice Oncolus, avrete la capacità di parlare. La cosa che distingue l'uomo da di tutte le altre creazioni è questo, la capacità di parlare. La umanità il ruach. vuol dire ruach, ruach vuol dire spirito, ruach vuol dire anima. E quando uno parla, che esce il ruach, il vento? Non solo questo, abbiamo già approfondito di questo, abbiamo detto che ogni volta quando tu parli, una parte del tuo anima va via. Uno può dire che, che ci guarda l'anima con le parole, dici sì. Sì. Perché tu hai la capacità di parlare per la tua anima, quindi ogni parola che tu dici, un piccolo pezzo della tua anima, esce con questa parola. I Bebè dicono maestri che un uomo ha parole contate. Ma allora lo so quanto sono. Ognuno ha il suo conto, 100.000, 2 milioni, 4 milioni. Quando uno arriva a queste tot parole dicendo, terminata la vita. Perché c'è una quantità di parole. De che dipende la quantità di parole? Della quantità di energia della tua anima che hai ricevuto. O questo è quanto l'uomo deve essere attento. E questo è quello che dice: le, le parole vanno nel cielo. Quando uno dopo 120 anni va là, viene giudicato, non è che adesso decidano se lui andrà al paradiso, o andrà all'inferno. In Già lui sta là, perché il 99% della sua parte, del suo anima, sono andata via. Tutte le parole bene che lui ha detto sono andate in direzione paradiso, tutte le parole male che ha detto all'altra direzione. No, non voglio adesso dire paro, 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 par. parole che fanno così, sì? E questo è la parola, dove tu sai dove sta la tua parola. Quindi tu pensi che tu sei qui, però tu non sai. E questo è quello che dice il Peleo: il Peleo dice una cosa, questa frase si deve, deve ripetere anche, anche milioni di volte. C'è una, una regola. Fino quando tu hai parlato, quando tu hai detto una parola, basta, la parola tua è divenuta la tua capo. Non sai, capo, basta. Tu hai detto una parola, questa parola è capo adesso. Non c'è, lei governa. Questa parola fu detto, non c'è modo di da andare dietro. Questa parola che fu detto, lei governa, lei è il capo, lei è quello che comanda. Dice il Pelirez, però prima che parli le parole tu comandi. Quindi fino a quando tu comandi, fino a che non parli, tu comandi. Sì, per una volta che la parola è uscita, basta. Adesso è questa parola che comanda quando dobbiamo essere attenti. Tutta la storia di Khamzat Barkhansa, la del tempio, non volevo essere contata su Khamzat Barkhansa, Bar però sì, Qual era il problema. Uno fu un dettato, faccio la storia corta, lo volevano buttare fuori. E tutti erano presenti là, tutte le gente importanti, e nessuno ha detto una parola. Perché lo butta fuori? Come fai così a un ebreo, a un fratello nostro, che ti dà diritto a fare una cosa di questo genere? Questo Zabichi a volte... Il peccato di dire una cosa sbagliata è molto facile, però a volte è più difficile dire le cose che si deve dire. Lascia fare le cose che non deve dire, però almeno quando devi dire una cosa, perché essere negativo? Possiamo essere positivo. Si può fare il vivere un uomo con una parola, una parola bella. O comunque ci sono parole che ti sono parola bella. Tu vedi qualcuno la mattina, come stai? Buongiorno. Quanto felicità puoi portare a un uomo parlandoci con lui parole positive? Uno non può sapere, non può sapere questo uomo che, che succede nella sua vita. E questa sorriso con la parola con amico come stai? Quanti anni non ti vedo? Quanto sei bello oggi? Quanto sembri pieno? Ti vedo fresco? Ti vede buono? E guarda, parole positive. Direi, ma sì, quanto è importante, quanto le parole tu poi con parole fai vivere qualcuno. Vi abbiamo già detto questa storia è una storia anziana, però fa capire l'importanza? Storia vera. Un giorno c'è un gruppo di shohatim, che shahatano l'animale, di cui abbiamo parlato all'inizio. Sono andato in Argentina, perché si dà tanti volti, si va a Sud America, là ci sono tanti animali per shahatare. E là ci sta, sì, la casa di macelleria, sì, dove si shahatano tutti questi animali. E un giorno, poveraccio, uno di questi rabbini è entrato dentro il freezer e si è bloccato dentro il freezer Ha chiuso la porta e non era come uscire adesso lui sapeva se lui sta là tutta la notte fino a domani domani quando le sue amiche arrivano perché già era la chiusura e vanno a aprire il freezer perché lui era ultimo alla fabbrica lui sarà congelato Sì, non c'è congelato e Baruch Hashem. Lui urla, fa, però sta nel freezer, chi lo può sentire? E anche se ti sono andato a casa, una mezz'ora dopo viene il guardo, quello che sta all'entrata della fabbrica, sì, quello della sicurezza, non è ebreo, e apre il, il, il congelatore e lo salva. E quello rabbino, sciocchetto, dice, come tu sapevi che io sono qui? Come tu sapevi che tu mi devi cercare? e tu ti dico qualcosa io ogni mattina vengo qui a lavorare sono all'entrata apre la porta per tutti sono le guardo la security e nessuno mi saluti tu sai è il solo che alla mattina tu vieni tu mi saluti con un sorriso come stai e ogni mattina aspetta il tuo sorriso ancora di più alla fine della giornata tutti si scappano anche non mi guardano nella faccia tutti vogliono andare a casa tu sei la sola che ti firma un attimo e mi dice «Ah, buonasera, grazie che stai qui tutto il giorno, grazie per il lavoro che fai per noi, che sei qui la sicurezza della fabbrica, grazie mille». E io ogni sera aspetta per la tua parola. E oggi, alla mattina tu mi hai detto una parola, però alla sera stavo aspettando, la parola, non mi hai detto. Quindi ho capito che tu sei ancora dentro. Mi sono andato a cercare in tutta la fabbrica fino che sono venuto a cercare forse sei nel congelatore e ti ho trovato quindi la parola è bella davvero salva la vita Hashem, che Hashem ci dà la forza e l'aiuta a usare questo strumento santo questo bocca che dice che l'uomo le cola ma la adam le più colla sulla bocca per la bocca per parlare bene per portare bene e così possiamo dire ma ci asciati che non presto Adà,